Amina è libera. Le parole con cui l'avvocato della 18enne pugliese, detenuta da oltre 3 mesi in Kazakistan, ha annunciato il rilascio della giovane, risuonano ancora forti tra le strade di Lequide, il comune salentino di residenza della giovane. Una notizia che ha fatto il giro del mondo e che ha permesso ai genitori di Amina di riprendere a respirare, dopo aver trattenuto il fiato per un periodo troppo lungo per un padre e una madre da quantificare. Ora il Salento è pronto ad accoglierla e la sua Lequile a riabbracciarla festeggiandone il ritorno. Un periodo, come detto, che non solo l'ha vista detenuta per 3 mesi in carcere, ma anche in una casa privata per 16 giorni, giorni di paure e soprusi dei quali la giovane salentina vuole presto dimenticare. Ecco quindi che, come espresso in queste ore dal sindaco del comune salentino Vincenzo Carlà, in costante contatto con la famiglia di Amina Milo, era forte la convinzione di innocenza della ragazza, ma soprattutto è stato contestato il trattamento rivolto alla stessa. Sicuramente adesso l'attende il suo mare, il suo sole e la sua gente pronta a festeggiarla con una manifestazione congiunta dei comuni di L'Equile e San Cesario.